Buongiorno, voi non mi conoscete, io mi chiamo Alberta e ho un atelier a Pura che si chiama Atelier Arte Pura. Mi trovate qui con me virtualmente, dove ci sono tutti un po' i miei lavori di mosaico. Io di formazione sono architetto di interni, ho fatto la XIA prima e poi la scuola superiore d'arti applicate sempre a Lugano. E, però sono uscita proprio nel periodo dove c'era un po' di crisi in architettura, per cui mi sono orientata dapprima alla scultura, dove diversi anni ho sperimentato gesso, cemento, bronzo, e poi dal 2000, quando sono arrivata a Pura, dopo 7 anni a Losanna, ho iniziato a fare mosaico. Sono andata a fare dei corsi nel sud della Francia e ho fatto un corso privato di 4 giorni, ma mi è bastato per diventare la mia passione e da lì in avanti non ho più mollato il mosaico. Infatti ho sempre continuo a produrre sempre. Non ho uno stile proprio mio, particolarissimo, che mi si riconosce quando si vede un mosaico, perché a me piace proprio sperimentare con tutti i materiali, dalla piastrella al vetro, al marmo, a qualsiasi materiale che ho sotto mano, anche tappi di bottiglie, proprio dal più umile al più nobile, ecco, diciamo. Questa è un po' una mia caratteristica e lo dico perché a volte mi si dice ma lo stile... No, non ho uno stile, io mi sento veramente libera in questo di esprimermi. Quello che mi colpisce lo esprimo, potrebbe essere una fotografia che io prendo come esempio, poi la interpreto a mosaico, oppure come questo, per esempio, questo mosaico ci ho messo 7 giorni a farlo. Ho fatto un corso a Piacenza dal maestro Dino Maccini, perché mi piace sempre imparare nuove tecniche, e sì, ho utilizzato gli smalti, abbiamo fatto una base di Sagex dove abbiamo dato un po' di volume e poi tutta la settimana tagliare questi pezzettini con la martellina e il tagliolo, che sono gli attrezzi base, diciamo, del mosaicista, applicando questi smalti, che non so se sapete cosa sono gli smalti. Sono del materiale vetroso di spessore di 1 centimetro che si vende a Venezia, soprattutto a Spilimbergo, dove c'è l'altra scuola grandissima di mosaico, e sono dei cerchi così che chiamano pizze, che vengono tagliati, sono di diversi diametri e di tutti i colori possibili immaginabili, con venature, non venature, ogni pezzo è unico e quindi si tagliano tutti ad uno, tutti questi pezzettini qua sono tagliati tutti con la martellina e il tagliolo. Ecco, questo è un po' questa tecnica. Poi ce ne sono tantissime altre. L'amore per l'arte è nato, io non ricordo esattamente quando, perché sono sempre stata un po' immersa nel disegno, nei pastelli, nella pittura. Già all'asilo mi diceva la mia mamma con le mani, ho perfino pitturato i muri di casa, che lasciamo perdere la felicità di mia mamma. Però ho sempre avuto le mani in pasta, come si dice, e poi è quasi venuto automatico di iscrivermi alla XIA. Ho detto, se l'esame di ammissione va, vuol dire che è la mia strada. Infatti in quell'anno lì eravamo più di 200 a fare l'esame di ammissione, prendevano 40, e quindi mi sono detta, questa è la mia strada, e non ho sbagliato, perché poi ho continuato anche col disegno, la coppia dal vero con la modella. Mi piace veramente sperimentare l'argilla. Allora, adesso diciamo che è il mosaico che mi ispira e mi prende di più, anche perché ho iniziato a fare i corsi dal 2000, mi sono trasferita qui a Pura e ho un atelier proprio sotto casa dove posso tenere i corsi con 6 partecipanti. Nell'ambito dei corsi per adulti insegno dal 2002. E quindi all'inizio facevamo i corsi settimanali e dopo siamo passati adesso, visto che la società diventa sempre più veloce, a un weekend dove ognuno può venire e realizzare, non so, un tavolino, uno specchio, un vassoio, e quindi sono cose un pochino più contenute, diciamo. Da parte mia invece il mio lavoro, ho cominciato anche a sperimentare tridimensionalmente, avendo già fatto un po' di scultura, a fare dei mosaici tridimensionali.
e questo mi piace molto, naturalmente tantissimo lavoro perché ogni tesserina deve essere applicata e posata nel posto giusto e ci sono anche delle piccole regole da seguire nel mosaico, per esempio non bisogna fare delle croci, non bisogna fare delle cose appuntite che sembrano delle frecce perché tutta l'attenzione va lì, quindi bisogna sempre cercare un po' l'equilibrio del mosaico. Attualmente, dopo aver esposto alla Clinica Barini per 11 mesi, sempre a Locarno, espongo al Caffè Bartolomeo fino al 7 di aprile, dove espongo più o meno 6-7 quadri grandi, dei più grandi, e poi ho fatto tutta una serie di mandala sul cerchio cromatico, vuol dire che partono dal giallo, arancio, rosso, viola e così via fino al verde, e sono appesi su una lunga parete. È un bel localino in Città Vecchia che vi consiglio di andare, anche solo per bere un caffè, e i gerenti sono anche molto molto gentili, vi sentirete come a casa. Il prossimo weekend del 2-3 marzo tengo un corso di mosaico piuma. È un corso dove, scusate, ognuno può realizzare una propria piuma che viene tagliata da me, preparata la base. E i partecipanti rivestono a mosaico la propria piuma con i colori che scelgono. Qui in atelier c'è tantissimo materiale, con le tonalità che preferiscono, con il centro della piuma che preferiscono, può essere a specchio, può essere una barretta. Durante tutta la giornata di sabato si esegue il mosaico sulla piuma, su questo supporto che può stare anche in esterno, appeso a una facciata, sotto un portico, dove volete. E la domenica mattina, un paio d'ore, si fa la stuccatura, vuol dire che si riempie lo spazio che c'è tra un tassello e l'altro e si pulisce bene la piuma, di modo che dopo una giornata e mezza ognuno va a casa con la propria piuma da appendere dove vuole. Leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto senza avere macigni sul cuore. Ecco, una bella frase di Calvino. Che il corso si tiene qua nel mio atelier Arte Pura, nella strada Imot 7 a Pura. Mi Dillo. potete trovare sulla pagina Facebook Atelier Arte Pura oppure su Instagram anche Atelier Arte Pura di Alberta. Vai. Il corso è aperto a tutti per gli adulti perché ci sono comunque dei materiali un pochino taglienti. Di solito partecipano molte donne, però quando capitano gli uomini, perché è aperto anche a loro, sono molto molto bravi, sono molto precisi e fanno di quei lavori stupendi. Io spero che ci siano un po' più di uomini che si fanno prendere da questa attività. Adesso vi ringrazio di aver visto il filmato fino qui e vi saluto con alcune foto dei miei lavori di mosaico. Grazie per l'attenzione.